Signorina? Sì, certo, sono rimasto in attesa, ovviamente. E no, non mi sono mica spostato, assolutamente. Non c'è bisogno di essere capito. Sì, ovviamente. Benissimo. D'accordo, d'accordo. Amore, è l'intervista più importante della settimana. Mi stanno per eleggere avvocato dell'anno. Lo capisci che significa questo? È il massimo dell'onorificenza. Io se vinco questa qualifica, la mia carriera decollerà per sempre. E tu avrai tutto ciò che vuoi. Perché tu mi ami, amore, vero? Non è così? Tantissimo. Io ti amo da morire. Tu per me sei tutto, sei il giorno, la notte, la luce, il sole, il mare. Sì? Come dice? 20 secondi? Sì, perfetto. Benissimo. Sono pronto. Sì. Amore, mettimici anche un po' di latte. Zucchero di canna, eh? Dopo subito, cucchiaio. Amore. Ci abbiamo. Sì, ci sono, ci sono. Pronto? Sì, signorina, riesce a sentirmi meglio adesso? Bene, benissimo. Allora, guardi, sì, le do i cenni biografici che le interessano per l'intervista. Dunque, come sai, io mi chiamo Carlo Alberto Arbivolazzi e... non ha capito? Ah, bene, sì, sì, sì. Ecco, più che da una famiglia, diciamo, io provengo da una dinastia di legali. Si figuri che il mio bisnonno Ermete era operativo fin dagli anni 10. Si dice anche che fosse il personale avvocato di Gabriele D'Annunzio, si figuri. Sì, 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 esatto, sì, sì. Ecco, quindi lei può immaginare la pressione che ho sentito quando ho scelto di intraprendere la stessa carriera. E per questa ragione ho deciso di intraprendere i miei studi negli Stati Uniti, in California, all'Università di Stanford. Ed è lì che mi sono laureato, per poi prendere anche un master a Berkeley. Sì, sì. Ecco, cos'altro le posso raccontare di me? Sono fidanzato da circa 5 anni e nel mio pochissimo tempo libero amo giocare a golf. Ah, guardi, le voglio raccontare una curiosità, proprio una notizia quasi privata, direi. Pensi che io una volta all'anno amo scappare dall'Italia e rifugiarmi ad Ascot a osservare le gare dei cavalli? Rigorosamente in tight, si intende, eh? In tight? Non capisce? Glielo dico un po' più alla britannica. In tight. È chiaro? Ha sentito? Sì. Signorina, mi raccomando, ha scritto tutto bene? Ecco, non si sbagli col cognome, eh? Perché è una cosa che mi fa infuriare. Perché Erbivolazzi si scrive con due Z, come nel caso dei pazzi. Ha capito? Lei è simpaticissima, signorina. È un vero peccato che non ci si conosca. Hanno salato? Oh, avvocato, vieni, vieni, buongiorno. Sì, sì, buongiorno. Dov'è Chris? Li devo parlare immediatamente. Non lo so, dovrebbe essere al lavoro. Ma come? Allora dov'è? Io ho appena chiamato in studio e mi hanno detto che non è neanche lì. Ciccio, se non lo sai te, sei su social. Vabbè, non fa niente, prova a richiamarlo al cellulare. Vai. Pronto, Chris, mi senti? Ma dove sei? Sono a casa tua. Vabbè, non importa, ti devo dare una notizia fantastica. Mi hanno appena nominato avvocato dell'anno. No, non buon anno, dell'anno. Abbassate il volume, per favore. Sì, mi senti, Chris? Pronto? Pronto? Se uno vi chiede di abbassare il volume, voi gli abbassate il volume, sono stato chiaro? Oh, scusa, Ciccio, non ti abbiamo sentito. Appunto, è proprio quello che vi stavo dicendo. No, no, in che senso? Regola numero uno, mai discutere con degli idioti. Perché voi siete degli idioti, lo sapete questo? E fieri di esserlo. Ma smettila! Ma non vi vedete? State sempre sul divano, perdete il vostro tempo, sprecate le vostre giornate! No, 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 ascolta, oggi noi abbiamo stabilito quali sono i meglio gruppi della storia del rock. Te, ad esempio, che lo sai chi sono gli Iron Maiden? O i Metallica. O gli U2. I Boo.
Ma svegliatevi, perdenti! Non vi siete accorti che siamo in tempi di crisi? Trovatevi un lavoro, guadagnate dei soldi, diventate ricchi! E se vi impegnerete nel modo giusto, io vi assicuro che un giorno potreste anche diventare come me. Ma speriamo di no! Anche ma no, che sicuro! Mamma mia! Oh, rialzi i volumi. Dottor Bianchi. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, salve. Cosa fate a queste parti? Ma che combinazione. Mi lasci indovinare. Passeggiata a salutare della mattina, non è così? Più o meno. Bene, bene. Allora noi ci vediamo alle 3 in studio, giusto? Ma in realtà l'avrei chiamata a breve per rimandare o meglio annullare l'appuntamento di oggi. Ah, e come mai? È successo qualcosa? Guardi, lei ha completamente sbagliato la strategia difensiva del mio caso. Scusi, in che senso? Puntare tutto su un processo penale, quando in realtà era molto più semplice presentare una domanda di risarcimento danni in sede civile, francamente oggi io sarei milionario. Mi scusi, ma chi le ha detto questo? Il mio nuovo avvocato, quello che mi seguirà d'ora in poi. La saluto. Arrivederci, mi scusi, dottor Bianchi? Dottor Bianchi? Dottor Bianchi? Sono appena stato scaricato. Non mi è mai successo in tutta la mia vita. Incredibile. Ovviamente lo so che l'udienza è alle 11, Katia. Secondo lei dove sto andando? Per favore, non mi ripeta cose inutili. Ovviamente ho con me tutti i documenti originali. Secondo lei come farei? Ecco, non mi faccia innervosire, per favore. Non si ripeta. Ecco, guardi, mi stanno chiamando anche sull'altra linea. La saluto, arrivederci. Ecco. Signorina di Radio Business, buongiorno, che piacere risentirla, mi dica. Com'è? Com'è stata tutto? Cosa è successo? No, no, ma la storia della sospensione? Ma no, no, non si preoccupi, guardi, ci deve essere stato un errore, era una buttata di qualche anno fa, ma è tutto risolto, guardi. In che senso salta la nomination? Un momento, signorina. Al ladro! Al ladro! Al ladro! Sospensione, non mi fanno più avvocato dell'anno! Chi è l'avvocato Buonanno? Non avvocato Buonanno, avvocato dell'anno! No, via, stai tranquillino! Rilassati ora, via, dai! Ma che te frega di questo? Non faccia tanto l'arroganza, prima! Ma lo vedi come l'hai messo, poverino? Dammi da bene qualche cosa, dai! Tieni, bevi, bevi! No, no, io non bevo, no, no, io non bevo, non posso! Lo vedi come stai? Devi bere qualche cosa! In certi momenti, l'uomo umano e deve avere i suoi vizi! Hai capito? Bevi! Anzi, guarda, dammi anche una sigaretta, vieni! No, 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 il fumo no, no, io non posso, bere e fumare fa malissimo! Ascoltami! Sono cose assolutamente naturali. Te ora devi stare tranquillo, ti devi rilassare. Quindi bevi e fumi, sono robe naturali. Tieni. Tanto peggio di così non tu puoi stare. Bravo.
Carly! Sì, niente, di sicuro. Carly! Come stai? Cos'è successo? Cosa ti ha fatto, Max? Sì, pronto. No, guardi, non posso parlare in questo momento, la richiamo. Sì, guardi, la richiamo domani, dottor Bianchi, va bene? Arrivederci, grazie. Dottor Bianchi, cos'è successo? Maledetto! Maledetto, bottone! Ma cosa fatto? Ma non ti avrei voluto fregare il cliente! Ma che fregare il cliente? Ma voleva andarsene, era scontento, l'ha preso! Ma dove diamo la pancella? Ma cosa hai bevuto? Cosa ti hai dato da bere? Cosa ti hai dato da bere? Lascia fare, non ho capito, non hai capito? Dai pecoroni, fuori di qua! Carly, per favore ti dai una sistemata, te la levi quella cravatta che sta arrivando la Benny? Come la Benny? Ma chi l'ha avvisata? L'ho chiamata io, no? Era in pensiero. Quant'è che stai in giro? Non lo so. Che giorno è oggi? Bevi il caffè, Carly. Tutto. Sì. Bevilo. Bevi il caffè. Oh, sì. Allora? Cosa sia successa, l'accetto. Andiamo! Via! Grazie. Ciao amici, vi voglio bene!